Si è svolta questa mattina, presso la Sala Congressi della Camera di Commercio di Teramo, la manifestazione conclusiva dell'ottava edizione del concorso L'artigianato sale in cattedra. Il concorso, dedicato agli alunni delle scuole medie della provincia di Teramo, è stato organizzato dalla Confartigianato Imprese Teramo con il contributo della Camera di Commercio di Teramo e con il patrocinio della Banca dell'Adriatico, della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e della Banca Fideuram, ufficio dei promotori di Teramo. Luciano Di Marzio, presidente di Confartigianato Imprese Teramo, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Allora, il primo obiettivo è quello di far conoscere l'artigianato nelle scuole, perché spesso notiamo che si parla poco nelle scuole di artigianato ma anche di mondo del lavoro, e quindi questo è il nostro primo obiettivo. Qualcosa siamo riusciti a trasmettere, però quello che vogliamo è anche lanciare un appello ai politici, alla regione, cercare sia in collaborazione, perché noi riteniamo che nelle scuole sia molto importante che i ragazzi già nelle scuole medie possano apprendere, fare ricerca, conoscere i materiali dal vero, non solo sul libro, perché si studiano i materiali però si studiano solo in teoria, quindi è importante anche avere questa parte di pratica, e quindi speriamo che anche le istituzioni, le scuole, la regione, la provincia vogliono. Qualcosa si sta facendo, però si deve fare molto di più, anche perché i ragazzi devono capire che il posto pubblico è finito, non esiste più, e quindi bisogna pensare a lavorare, quindi iniziare un'attività. Noi come associazione siamo a disposizione sia per aiutare i giovani all'inizio, quando facendo superare tutte le difficoltà che ci sono, perché vediamo che molti si iscrivono ma altrettanti si cancellano, perché i primi anni con tutte le spese, anche qui un appello al governo, che io dico sempre, ma anche alla regione, di aiutare i giovani che iniziano l'attività, quindi devono dare, invece di prendere, devono dare, perché è un investimento un ragazzo che inizia l'attività, perché poi se l'attività va bene crea anche posti di lavoro, quindi questo io è il messaggio che voglio dare a tutti, perché se tutti collaborano penso che l'Italia possa uscire da tutti questi grandi problemi che abbiamo, sia per le imprese che arrivano anche ad uccidersi perché non ce la fanno, e quindi speriamo noi con la nostra organizzazione, ma anche quello che devono capire chi amministra, di venire incontro a tutti per cercare di superare tutte le difficoltà che attualmente abbiamo. Assessore Guardiani, un'opportunità questa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro? Sì, un'opportunità che anzi il professor Di Marzio ha avuto un'intuizione, ma questa è l'ottava edizione mi pare di questo premio, mai come quest'anno è preziosa, perché fare l'orientamento, far conoscere il mondo dell'artigianato già dalle scuole medie è sicuramente importante. L'orientamento solitamente lo si fa nelle scuole superiori, almeno la provincia così lo intende, per le scelte future lavorative. Questa iniziativa è sicuramente vincente proprio perché il ragazzo all'interno già nelle scelte delle scuole superiori può vedere quali sono le passioni, anche gli elaborati che oggi andiamo a premiare hanno messo in pratica delle idee veramente belle, una manualità particolare, sicuramente un apporto prezioso l'hanno dato anche gli insegnanti che credono in questa cosa, quindi io sono veramente molto, molto contenta. E spero e mi auguro che in mezzo a questi ragazzi ci sia, esca fuori veramente un bravo artigiano che porti avanti una passione che sicuramente da questi lavori si può vedere che già c'è. Assessore Romanelli, un'iniziativa questa che avvicina il mondo dell'artigianato al mondo della scuola. Bellissima, bellissima, complimenti al professor Di Marzio, il presidente della Confartigianato, che ha avuto questa intuizione che porta avanti negli anni. Devo dire che la creatività di questi ragazzi è straordinaria. Prima ci siamo fatti un giro in queste opere che hanno realizzato,
adesso io non voglio sminuire nessuno, perché i ragazzi sono bravi, della Pagliaccetti Giulianova, la nostra della Savini, quello che devo dire mi ha colpito Castelli, che per noi credo che sia veramente un patrimonio non nostro abruzzese ma dell'umanità. Hanno realizzato delle opere straordinarie, quindi, ed è giusto parlare a ragazzi di questa età già di mestieri e di arti, come fa la Confartigianato, perché li dobbiamo abituare al mondo del lavoro sicuramente, anche perché questo tipo di lavoro sicuramente di queste realizzazioni dà delle prospettive sul futuro, insomma, è un modo per aiutarli. L'artigianato sale in cattedra, siamo all'ottava edizione, come accolgono gli studenti questa iniziativa? Beh, guarda, prima parlavo col presidente, diciamo è un'iniziativa sicuramente positiva, in modo che la scuola si avvicina a quello che è la vita del domani, specialmente nell'ambito della scuola media, in modo che poi i ragazzi vengano orientati nella scelta delle superiori a seguire un istituto tecnico professionale anziché un liceo, un corso liceale che poi porta necessariamente ad andare all'università. Invece queste indicazioni di iscrizione agli studi tecnici e professionali, perché sono attività che poi possono subito trovare lavoro. Adesso vedendo un po' qui i lavori fatti, per esempio l'Istituto d'Arte di Castelli, la scuola media con l'Istituto d'Arte di Castelli annesso, è chiaro che facilita sicuramente la possibilità di trovare il lavoro. E l'artigianato, credo che anche questa mattina verrà ribadito, che praticamente sarà il veicolo del domani, cioè le opportunità che si possono dare a questi giovani di trovare occupazione. Anche la Camera di Commercio di Teramo è vicina al mondo dell'artigianato con questa iniziativa. La Camera di Commercio di Teramo è stata sempre vicina al mondo dell'artigianato e ha sempre patrocinato e ha sempre contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Lo fa soprattutto in questo particolare momento, in un contesto socio-economico estremamente complicato, che vede per il primo trimestre del 2012 la perdita di circa 300 iscrizioni presso la Camera di Commercio, e devo dire con grande rammarico, con grande dispiacere, soprattutto di imprese artigiane. Ma la Camera di Commercio ha inteso appunto patrocinare questa manifestazione perché questa è una manifestazione che ben si attaglia a quelli che sono i fini istituzionali dell'ente camerale. Capire quali sono le esigenze delle imprese fin dall'inizio e porre gli alunni in condizione di essere a disposizione delle imprese già con una formazione adeguata. Nel momento in cui appunto finisce l'età scolare, gli alunni devono essere in condizione di poter essere messi a disposizione delle imprese, perché le imprese hanno bisogno di certe professionalità e soprattutto di ragazzi formati. Questa è la manifestazione appunto che tiene conto di queste situazioni, e noi siamo ben lieti di essere vicino a Confartigianato e al professor Luciano Di Marzio. Il tema con cui si sono dovuti cimentare i giovani artisti è stato: il design e l'informatica completano il mondo dell'artigianato artistico, come utilizzare questi nuovi strumenti in un mondo di antichi mestieri e tradizioni. Il bando ha previsto la realizzazione connessa di un elaborato, una documentazione fotografica o filmata e un manufatto. Gli alunni delle scuole aderenti hanno centrato il tema del concorso, riuscendo, grazie anche alla preziosa guida dei docenti, a realizzare lavori originali e particolarmente significativi. Ad essere premiati per le classi prime, l'Istituto Comprensivo Savini, con la prima E, terza classificata, con il progetto dal titolo Rivestiamo l'Arazzo. Seconda classificata, la prima C della scuola media Bindi di Giulianova, con il progetto L'Arte del Ricamo. Mentre la prima classificata è stata la prima M della scuola media Pagliaccetti, con il progetto Mosaico. Per quanto riguarda le seconde classi, il terzo posto è andato alla seconda L della scuola media Bindi Pagliaccetti di Giulianova, sezione Pagliaccetti, con il progetto dal titolo L'Arte del Riciclo. Secondo posto per la seconda E dell'Istituto Comprensivo Castellalto, scuola di Castelnuovo Romano, con il progetto dal titolo Lo Sferilampio. Primo posto invece per la seconda A della scuola media del liceo artistico Grue di Castelli, con il progetto dal titolo Il Ramaio. Per quanto riguarda le terze classi, terza classificata è la classe terza A della scuola media Bindi Pagliaccetti di Giulianova, con il progetto La Sapienza Risplende Anche per Te. Seconda classificata la terza C dell'Istituto Comprensivo Colledara, scuola di Tossicia, con il progetto dal titolo Lo Sgabello. A vincere in questa categoria è stata la terza A della scuola media del liceo artistico Grue di Castelli, con il progetto dal titolo Il Liutaio.